L'associazione tra tubercolosi e HIV/AIDS è un fenomeno molto importante che ha determinato quegli aumenti drammatici del fardello, soprattutto nel continente africano, della tubercolosi, perché l'HIV notoriamente favorisce lo sviluppo della tubercolosi. Si tratta praticamente di una interazione tra due microrganismi: uno è il virus HIV, l'altro è il micobatterio che causa la tubercolosi. Quando una persona è infettata con l'HIV e soprattutto quando procede poi nella situazione di lesione del sistema immunologico, quindi di compromissione del sistema immunologico, succede che la tubercolosi, che aveva probabilmente infettato l'individuo molti anni prima senza che l'individuo lo sapesse, la tubercolosi a questo punto si scatena, si slatentizza e diventa una patologia importante che può causare la morte. Sappiamo che nel mondo abbiamo oltre 1 milione di pazienti con tubercolosi ogni anno, 1,2 milioni, cioè 1.200.000 persone che sono malate di tubercolosi essendo sieropositive, quindi causato questa malattia, causata a questo punto dalla presenza dell'HIV, del virus che causa l'AIDS. Sappiamo anche che 300.000 persone all'anno muoiono di tubercolosi associata all'HIV, sul 1,5 milioni di morti che stimiamo esistano per la tubercolosi. Quindi le due malattie interagiscono molto, molto strettamente, si è visto nel continente africano, dove stanno il 75% dei casi di tubercolosi associato all'HIV, ma il rimanente 25% in tutto il mondo, soprattutto in alcune parti come, non so, certe parti dell'India o anche nei paesi occidentali, dove l'interazione tra la tubercolosi e l'HIV esiste in alcune categorie più a rischio di altre. Quindi questo fenomeno estremamente importante ha fatto sì che ci fosse bisogno di parlare di tubercolosi nell'ambito della conferenza ad alto livello che si è tenuta a New York la settimana scorsa, appunto all'ONU. In questa conferenza quello che è successo è molto semplice, in un certo senso è che la comunità che lotta contro l'AIDS, contro l'epidemia di AIDS, ha stabilito che per il 2030 bisogna mettere fine a questa malattia, all'AIDS, che fra l'altro è la stessa cosa che è stata richiesta nel mondo della tubercolosi. Anche la tubercolosi ha, nell'ambito dei nuovi goals, dei nuovi targets, insomma, dello sviluppo sostenibile, il porre fine all'epidemia. Quindi sia l'AIDS che la tubercolosi hanno in pratica la stessa direzione. C'è stata una risoluzione che ha parlato chiaramente di una riduzione del numero di morti da tubercolosi associato all'HIV del 75% rispetto alla situazione attuale, cosa che si può ottenere esclusivamente attraverso una migliore collaborazione tra i dipartimenti o comunque le parti dei ministeri che si occupano e di tubercolosi e di AIDS. In sostanza quello che succede in molti paesi è semplicemente che chi si occupa di AIDS o chi si occupa di tubercolosi non parla con la controparte. Il risultato è che la persona affetta dalle due malattie, l'HIV o l'AIDS e la tubercolosi, spesso non riceve il tipo di intervento adeguato. Ci sono degli interventi molto specifici che possiamo utilizzare per alleviare in pratica il problema dell'interazione tra questi due microrganismi. Sono interventi, ad esempio, in pazienti con tubercolosi, soprattutto nel continente africano, debbono essere sistematicamente testati per l'HIV. Il test per l'HIV ci dirà se abbiamo bisogno di procedere con ulteriori interventi. Per esempio, il paziente che ha una tubercolosi ed è sieropositivo avrà bisogno di passare immediatamente, oltre che alla terapia contro la tubercolosi, a quella antiretrovirale.
Questo fa sì che la persona con tubercolosi non muoia, non abbia il rischio di morire, appunto, la persona con HIV non abbia il rischio di morire di tubercolosi, perché proprio l'uso degli antiretrovirali in pratica sostiene il sistema immunologico e fa sì che si possa rispondere in maniera più appropriata e più normale, direi, alla tubercolosi. Analogamente, per esempio, nelle cliniche in cui si vedono le persone sieropositive, in cui si fanno i test, occorre avere a disposizione la profilassi per la tubercolosi, perché quando una persona, anzi, che non è malata e che è semplicemente sieropositiva, viene scoperta come tale, allora a questo punto dobbiamo intervenire con la profilassi per prevenire l'eventualità di una tubercolosi. Ci sono quindi questi tipi di interventi molto importanti che nel continente africano, devo dire, stanno andando bene. C'è stato un aumento veramente importante, lineare, negli ultimi anni. Ad esempio, non so, il 70 e più per cento delle persone con tubercolosi hanno un test per l'HIV che ci permette, appunto, ripeto, di intervenire con gli antiretrovirali. Però non siamo ancora a quel livello che ci vorrebbe, cioè il livello del 100%, ad esempio, di persone con la tubercolosi che a questo punto vengono trattate con gli antiretrovirali. Non si capisce bene il motivo, perché è abbastanza semplice tutto sommato il concetto, e cioè prendiamo la persona con la tubercolosi, facciamo un test HIV e interveniamo con gli antiretrovirali, perché il 25% ancora in Africa, ad esempio nel mondo, non abbia accesso a questa terapia antiretrovirale. È una cosa abbastanza paradossale che va corretta a tutti i costi in modo molto rapido. Quindi quello che è stato richiesto in fondo alla comunità internazionale è semplicemente di mettere a punto questi interventi che dal 2004, quindi da 12 anni, l'OMS sta spingendo e promuovendo in tutti i paesi. C'è stato, ripeto, un progresso, ma non è sufficiente, occorre fare di più. Questo è quello che si è chiesto. Si è chiesto poi a tutti i partners, a tutti quelli che, le agenzie tecniche, ad esempio, che le ONG che lavorano in continente africano particolarmente, ma anche in altri paesi, di adottare questo tipo di tattiche, no, di salute pubblica, che permettono di salvare molte vite umane. E lo scopo è proprio quello di salvare il più possibile di vite umane possono, appunto, essere la morte può essere la conseguenza di interventi che esistono e che non sono purtroppo messi in piedi, che non sono implementati. E questo è veramente ciò che si chiede alla comunità internazionale. Esistono nuovi mezzi, dobbiamo tener conto che abbiamo a disposizione mezzi molto più moderni di quello che s'aveva a disposizione una decina d'anni fa. Abbiamo per esempio un test diagnostico che si chiama Expert e che noi raccomandiamo come primo tipo di test diagnostico quando si sospetta la tubercolosi, soprattutto nella persona sieropositiva. È un test che nell'arco di letteralmente 2 ore ci può dire se uno c'è la tubercolosi e due se c'è una forma di tubercolosi resistente ai farmaci. Questo fa sì che si possa poi dare una terapia adeguata. Quindi esistono mezzi diagnostici adeguati, esistono 2 nuovi farmaci che si chiamano bedaquilina e delamanid, i quali sono oggi raccomandati per il trattamento della multifarmacoresistenza. Quindi tubercolosi multiresistente nei sieropositivi può in certo senso beneficiare dell'esistenza di questi nuovi farmaci. Esiste, molto importante questo, un trattamento breve per la infezione cosiddetta latente, cioè quello stato di infezione latente dormiente che non si manifesta nel paziente sieropositivo. Questa forma di infezione latente colpisce almeno la metà delle persone in Africa e può essere prevenuta attraverso una profilassi. Si usava un tempo dai 6 ai 9 mesi di un farmaco che si chiama isoniazide per fare questa profilassi. Ora abbiamo a disposizione un nuovo regime, da 3-4 anni è stato studiato e si sa che funziona, si basa sull'uso della rifapentina e della isoniazide una volta alla settimana per circa 12 settimane, per 3 mesi.
Quindi questo fa sì che si possa in un certo senso mettere in piedi una risposta più efficace proprio per la profilassi. Esistono delle partnership pubblico-private che si occupano di tubercolosi associata all'HIV, sia nell'ambito della ricerca che nell'ambito degli interventi nel paese. Nell'ambito della ricerca, ad esempio, un buon esempio di queste public-private partnerships è la TB Alliance. La TB Alliance è un'entità finanziata dalla Gates Foundation e da parecchi governi europei e dal governo americano per sviluppare nuovi farmaci antitubercolari. Questa partnership ha anche fondi quindi privati e fondi pubblici e fa questo lavoro in un certo senso di mediazione tra l'industria farmaceutica, che è abbastanza esitante nell'intraprendere studi sui nuovi farmaci antitubercolari, e il sistema pubblico. E lo scopo principale è quello di arrivare a dei nuovi prodotti e eventualmente a dei nuovi regimi terapeutici che possano essere più efficaci di quelli attuali. Esiste un'altra partnership pubblico-privata, si chiama FIND, questa è di base a Ginevra, la TB Alliance era di base a New York, questa è di base invece a Ginevra e si occupa di nuovi diagnostici, stesso meccanismo, e cioè facilitare il compito dell'industria e finanziare anche questo tipo di sviluppo di nuovi mezzi diagnostici che ci servono in maniera direi quasi urgentissima, proprio perché manchiamo nel mondo della tubercolosi di un mezzo diagnostico, come diciamo in inglese, point of care, vale a dire che è disponibile al punto in cui il paziente arriva nel sistema appunto sanitario. Questi sono esempi di partnership che si occupano di ricerca. Per quanto riguarda invece le partnership di implementation, allora lì esistono numerose iniziative, per esempio quelle finanziate dal governo americano, da USAID in particolare, che attraverso una ONG olandese che si chiama KNCV distribuisce finanziamenti per l'assistenza tecnica ai paesi in modo tale che questi possano mettere in piedi gli interventi necessari. Quindi c'è un notevole, direi, momentum, un movimento in questa direzione. La nuova strategia dell'OMS per il controllo della tubercolosi e per porre fine, porre fine alla tubercolosi nel 2030, in linea con quelli che sono gli obiettivi sostenibili, no, di sviluppo sostenibile, gli SDG. Si basa su quattro principi e su tre pilastri essenziali. È stata approvata dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2014 e a partire da quest'anno, 2016, dovrebbe essere messa in piedi in qualsiasi paese al mondo. È questo su cui in realtà stiamo lavorando intensamente. Si basa su principi di solidarietà con la società civile e le comunità, con il rispetto della dignità umana, dei diritti umani, dell'etica, con il coinvolgimento di tutte le forze che esistono appunto nel mondo, quindi forze governative e non governative, per lottare contro la tubercolosi. Dai principi di base poi passiamo ai tre pilastri fondamentali, il primo dei quali promuove in sostanza una diagnostica, una terapia, una prevenzione adeguate, quindi sono le normative tecniche per la cura del malato con tubercolosi e per la prevenzione. Il secondo pilastro è quello che si occupa dei sistemi sanitari, delle politiche sanitarie, e dà un'indicazione di quelle che sono a livello non solo specifico per la tubercolosi, ma a livello di sistema. In modo particolare questo pilastro insiste sulla copertura sanitaria universale e sulla protezione sociale come mezzi fondamentali per poter avere a che fare con una malattia che colpisce soprattutto i poveri o i più poveri tra i poveri. Il terzo pilastro è quello della ricerca, che stabilisce quelle che sono le priorità di ricerca in un certo senso e soprattutto quella transizione tra il nuovo prodotto, il nuovo diagnostico, il nuovo trattamento e la messa appunto in pratica nei singoli paesi.
La strategia, che si chiama appunto End TB Strategy, ha anche degli obiettivi, dei targets molto ambiziosi, che sono quelli per esempio per il 2030, in coincidenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi Sustainable Development Goals, di ridurre la tubercolosi ai livelli che abbiamo oggi nei paesi più sviluppati, paesi più ricchi. Quindi a livello mondiale tutti i paesi nel 2030 dovrebbero arrivare ai livelli che abbiamo oggi, per esempio in Italia, e cioè inferiori a 10 casi per 100.000 persone, per 100.000 abitanti. Questi obiettivi prevedono che l'incidenza si riduca dell'80%, la mortalità del 90% proprio per il 2030, e includono un terzo obiettivo che è strategicamente molto importante, ed è quello di assicurare assicurarci che il malato con tubercolosi non abbia quelle che si chiamano le spese catastrofiche legate alla malattia, ovvero che riesca in sostanza a rimanere sopra il livello di povertà malgrado la presenza di una malattia che impoverisce, proprio per la lunga durata del trattamento e per le conseguenze che ha nell'ambito proprio di una struttura familiare.